Adesso andiamo a Montesilvano, dove stanno arrivando i profughi che vengono accolti negli alberghi e negli hotel. Il collega Luca Pompei sulla pagina Facebook di Rete 8 ha mostrato la situazione in diretta. Ma Luca, buon pomeriggio. Quale clima, quale atmosfera si respira a Montesilvano in questo momento? Buon pomeriggio anche a te, Giuliola. Un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, si è detto che la provincia di Pescara in Abruzzo è quella che sta accogliendo più profughi in assoluto su tutto il territorio regionale. Questo per un fatto molto semplice, perché a Montesilvano si concentrano più hotel e inevitabilmente i profughi vengono sistemati in questi hotel. Una decina di hotel hanno dato la disponibilità ad accogliere i profughi e solo a Montesilvano, pensate, 400 profughi. Ne abbiamo parlato questa mattina con Adriano Tocco, che è presidente della Commissione Turismo del Comune di Montesilvano, ma anche in qualche modo addetto ai lavori. Nel suo hotel, Grand Hotel Adriatico, non ci sono profughi, va detto, però insomma sta seguendo la situazione su tutto il territorio comunale, storie di grande solidarietà e di grande accoglienza, nonostante le difficoltà, Gigliola, perché ci avviamo verso l'alta stagione. Molti hotel ovviamente devono in qualche modo organizzarsi per affrontare al meglio questa stagione. Da un lato la grande solidarietà e lo spirito di accoglienza, dall'altro i timori per comunque una situazione economica certamente non florida. Di tutto questo abbiamo parlato con Adriano Tocco. C'è anche un altro elemento importante rispetto all'appello lanciato nei giorni scorsi da Confcommercio sulla necessità eventualmente di assumere questi profughi che, ripetiamo, sono venuti in Italia senza nulla. Ci spiegavano questa mattina i più, tra virgolette, ricchi avevano con sé una valigia. Molti, molti sono venuti soltanto provvisti di un passaporto e null'altro. Non hanno ovviamente soldi e quindi non possono acquistare da mangiare e quindi in questi hotel si deve affrontare anche questa problematica. Molti di loro stanno già effettuando dei colloqui, non solo negli hotel, ma anche in altre piccole aziende del territorio, anche perché stiamo parlando di un popolo estremamente orgoglioso che non vuole in qualche modo pesare più di tanto sul tessuto economico, ma vuole fare la sua parte, anche come senso di gratitudine per questo estremo spirito di accoglienza. Ci ha detto Adriano Tocco, ci aspettano settimane difficili, ma noi siamo sempre aperti all'accoglienza, qualora ce ne fosse bisogno. A te, Gigliola.